davanti al tavolo e non dietro al tavolo sta a significare la vicinanza con voi, cioè il fatto che per noi è molto significativo stare vicini, quindi sottolineare questa coesione con voi che siete come noi cittadini di Zola Predosa. Quindi noi abbiamo pensato di sottolineare questa vicinanza perché pensiamo anche che il percorso che hanno scelto alcuni dei partiti per arrivare poi alle elezioni amministrative di giugno sia di farsi legittimare non dalle persone, non dai cittadini, ma dai poteri superiori che stanno fuori da questa città, che sono lontani da noi e che non possono conoscere come noi il territorio e le esigenze di questo territorio. La seconda simbologia che io terrei a sottolineare è il luogo, cioè noi abbiamo scelto di incontrarci dentro la sala dell'Arengo, dentro al comune, che noi riteniamo sia la casa di tutti i cittadini di Zola, che vada considerata come bene collettivo prioritario, quindi un luogo da salvaguardare perché democratico, perché rappresentativo di tutti noi. E quindi il fatto di esserci incontrati qua in un momento così particolare, come voi sapete c'è il commissariamento del comune, significa per noi sottolineare questa necessità di metodo democratico e di riconoscimento delle sedi collettive dove ognuno di noi si può sentire rappresentato. Quindi la simbologia di questa serata per noi è questa. E noi pensiamo che il percorso extra istituzionale che il Partito Democratico, quindi partito di maggioranza di questa città, ha scelto per arrivare a questo punto sia assolutamente fuori da qualsiasi percorso democratico riconosciuto, cioè noi non critichiamo i percorsi democratici del Partito Democratico, ma diciamo che la casa di tutti va rispettata, che la crisi a cui siamo arrivati doveva essere una crisi dentro le istituzioni, non extra istituzionale, e quindi doveva esserci un percorso all'interno del Consiglio Comunale, della Giunta, per farci capire, per poterci far esprimere, che non c'è stato. Questa serata noi la vogliamo dedicare a voi in particolare, quindi ci sarà tutto lo spazio per fare domande purtroppo io devo dire al nostro ex sindaco che è il nostro candidato comunque per le prossime elezioni, ma anche a tutti coloro che sono qui seduti e che sono i rappresentanti della coalizione che sosterrà Giancarlo Borsari in questo percorso. Quindi io chiedo a ognuno noi di autopresentarsi, mi dispiace di farlo in condizioni non normali perché questa è una campagna elettorale abbastanza anomala, io vorrei che fosse anomala, forse scusate, normale, e quindi spero anche che il clima sia normale, che quindi ognuno possa esprimersi democraticamente. Noi abbiamo scelto di privilegiare il confronto con voi. Ci sono dei laboratori durante la serata, questi laboratori verranno spiegati, illustrati, perché le proposte politiche che verranno presentate per il programma dovranno nascere direttamente da voi, da noi, e quindi essere assolutamente condivise. Io propongo di cominciare questo percorso di autopresentazione dalla mia destra, quindi corro il microfono. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono un assessore, sono stato un assessore uscente non per volontà di questo comune, avevo l'idea della partecipazione all'immigrazione ed ero espressa dal Partito della Rivoluzione Comunista. Quindi questa è la mia, ho fatto questa esperienza è morta non per volontà nostra e stasera provo a contribuire anch'io a questo dibattito. Sono Andrea Scagliarini, sono il segretario del Circolo Cittadino di Rifondazione Comunista. Mi chiamo Bruno Stefani, nella vita faccio l'insegnante, sedo a Bologna in una scuola superiore artistica. È la prima volta che ho deciso di impegnarmi nella vita politica di questa città, di Zola Predosa, in cui abito da circa una decina di anni, e sono stato tirato per i capelli dall'evento, dal
fatto che ha dato origine a questa strana campagna elettorale, cioè dalla sconfessione a mezzo stampa e senza motivazioni del nostro sindaco, ex sindaco, da parte del gruppo dirigente del suo partito. Quando io lessi questa cosa, parlai con altri cittadini che sono qui oggi e con i quali insieme abbiamo costituito un gruppo che si è chiamato, che ha poi preso il nome del titolo della prima lettera che abbiamo mandato in giro pubblica, sulla quale raccogliemmo 250 firme e nella quale chiedevamo spiegazione del perché veniva sconfessato pubblicamente dal gruppo dirigente del suo partito il sindaco allora ancora in carica. Questo gruppo di cittadini chiamò questa prima lettera col titolo di Enigma Borsari e da quel momento noi, per fortuna o nostro malgrado, veniamo chiamati, a questo punto ci autonominiamo, l'Enigma Borsari. E in qualche misura è ancora un enigma, perché le ragioni di questo atto iniziale di sconfessione, a cui poi sono seguiti degli altri, con volantinaggi pubblici, non sono ancora, secondo me, abbastanza chiare per molti cittadini. Io credo di averle capite, qualcun altro di noi pensa di averle, molti di noi pensiamo di averle capite, ma abbiamo la sensazione che molti cittadini ancora si interroghino su cosa c'è veramente alla base di questo gesto. L'ultima cosa che dico è che noi non siamo iscritti ai partiti, ma di questo non veniamo alcun vanto, perché non siamo degli antipartito. Lo diciamo per dire che è positivo, secondo noi, e speriamo che lo facciano anche altri, che pure i cittadini che non hanno partito si responsabilizzino verso le vicende politiche del proprio territorio. Io sono Angela Pertè, anch'io faccio parte del gruppo Enigma, non sono naturalmente una politica di professione, faccio tutt'altro mezzo mestiere, però anch'io, tirata per i capelli, diciamo, con grande fatica ma con grande soddisfazione, perché questo gruppo di lavoro che vedete qui rappresentato è un gruppo in cui si lavora molto bene, c'è coesione, c'è anche entusiasmo. Niente, vorrei presentare io il sindaco, perché secondo me non si deve autopresentare, Giancarlo Borsari, che è il nostro candidato sindaco per le future elezioni amministrative. Buonasera a tutti, io sono Giancarlo Picotti, sono stato assessore all'ambiente, come sapete forse, in questo comune, ho avuto anche la responsabilità di vice sindaco. Sono qui perché credo questo percorso di cui ha parlato prima Bruno e poi Angela, che hanno avviato i cittadini, di sostegno a una ricandidatura del sindaco Borsari a continuare un'esperienza di governo di questo territorio, e credo che come gruppo dei Verdi noi dobbiamo dare un sostegno a questa volontà di continuare a governare un territorio, imparando sempre di più ad ascoltare le esigenze del territorio, le esigenze dei cittadini, a metterci a confronto. A me è piaciuto molto questa presentazione che ha fatto Angela all'inizio, dando anche un segno del nostro essere al di qua del tavolo anziché al di là del tavolo. Credo che sia proprio il modo con cui vogliamo provare a continuare questo percorso insieme, per provare a dare un cambiamento, segnale di cambiamento ulteriore a un modo di fare governo del territorio che deve tornare a confrontarsi con i cittadini e a ripartire dai cittadini.
anch'io sono un cittadino normale, non vivo di politica, ma faccio un altro mestiere, dedico parte del mio tempo libero alla politica per passione e perché ci credo. Tanto più in questo momento di difficoltà in cui il nostro paese sta attraversando una crisi molto feroce e anche la politica è in forte crisi, lo dimostra gli ultimi avvenimenti, in questo che porto anche il PD. Ecco, noi vogliamo rispondere a questa crisi, se ci riusciremo, dando vita a un movimento che si chiama La Sinistra, che avrà un carattere nazionale, che abbiamo costruito insieme ad altri soggetti politici e ad associazioni varie sparse nel territorio, nelle varie realtà locali, e noi pensiamo che sia necessario rilanciare La Sinistra perché c'è più bisogno di uguaglianza e di difesa delle categorie meno abbienti e delle classi, come si dice, deboli, e anche perché c'è bisogno di un nuovo modo di far politica, di un nuovo metodo di cui oggi, questa sera, noi cerchiamo di dare anche una piccola dimostrazione. Invece sono Marco Fiorentini, sono il promotore e rappresentante questa sera di una lista civica. Sono in mezzo a tutta questa compagnia il moderato, attentato. Poi dopo, il modo di capire chi siamo veramente, quando interverrò. Sono Gino Perotti, socialista, già amministratore degli anni '80 in questo comune. I motivi per cui abbiamo fatto questa sera di appoggiare Borsari assieme a un gruppo di socialisti di Zola sono stati sostanzialmente due. Il primo è che si è saputo, come tanti di voi, di alcune differenze all'interno della vecchia dell'amministrazione sente su delle scelte importanti per il nostro comune. E per cui la posizione che emergeva del sindaco di porre ordini e rimedio allo sviluppo incondizionato edilizio abitativo ci è sembrato pertinente perché questo comune ha oggi bisogno di potenziare i servizi alla viabilità, i servizi ai giovani e agli anziani, rendere più vivibile questo territorio. Però dopo ampia discussione nel nostro partito, nel mio partito, che i nostri rappresentanti erano in alleanza per Zola, la scelta di quel gruppo è stata di allearsi ancora al PD che ha emarginato il sindaco per la futura amministrazione, non condividendo questo, è caduto quasi a fagiolo, rendendo impossibile per noi un senso diverso la condizione dove, che si è creata nel nostro comune, di ritirare la fiducia, di dare le dimissioni a tutti i componenti del Consiglio Comunale del PD, ci sembra un fatto talmente grave che dimostra senza possibilità di equivoco che l'interesse questo gruppo non sia l'amministrare e portare avanti quello che viene la cittadinanza di Zola, ma obbedire a dei disegni già predeterminati, così che hanno fatto apparire all'opinione pubblica il nostro comune come amministrato da una serie di gente non corretta, per cui gli si chiede il commissario. Ecco, questi sono i motivi fondamentali. Noi faremo tutto il possibile perché il nostro contributo sia utile a far emergere questo nuovo modo di amministrare, di ascoltare la gente per porre quegli obiettivi di cui secondo noi Zola ha bisogno oggi e non quelli che aveva bisogno negli anni 80. Grazie.
sindaco, sono stata l'assessore più veloce di Zola, giusto? 3 mesi, poi sono stata commissariata assieme agli altri. Nella vita amministro un poliambulatorio, di cui sono socio di maggioranza. Per diletto faccio politica. Anch'io dopo avrò qualcosa da dire a sostegno di questi bellissimi 3 mesi che mi ha concesso di fare Giancarlo Borsari. Sono stati 3 mesi molto intensi, molto istruttivi per me, e soprattutto ho avuto la possibilità di conoscere le grandi capacità del nostro sindaco. A dopo, grazie. Velocemente diciamo come si svolgerà la serata. Io darò la parola a Giancarlo Borsari adesso, dopodiché ci sarà spazio per voi, per le vostre domande, diciamo non più di 3 minuti a testa perché vogliamo far parlare molte persone, io farò un po' il controllore, insomma, un compito un po' spiacevole. Devo dire un'altra cosa, che ci è giunto un documento, come al gruppo Enigma, è giunto un documento che parla di questo commissariamento. Ci è sembrato un buon documento, abbiamo invitato colui che lo ha steso a leggercelo, quindi durante la serata avremo questo momento, ci illustrerà lui il testo di questo documento, e un altro momento sarà dedicato ai laboratori, perché vi vorremmo fare sapere quali sono i momenti di studio e di approfondimento che abbiamo messo in piedi, che sono aperti, sono per tutti voi anche. La parola a Giancarlo Borsari. Bene, buonasera a tutti. Siamo qui stasera, come avete visto, per presentarvi la coalizione di centro-sinistra. Io mi sono... Non sarà breve, ve lo dico subito, perché... E vi chiedo già scusa fino adesso, perché questa sera deve servire per sciogliere questo enigma. I cittadini che si sono chiamati enigma li conoscete, ne hanno parlato prima. Siamo qui stasera per risolvere l'enigma, oltre che per presentare la coalizione che ambisce a continuare a governare Zola Trevosa. Quindi chiedo scusa a tutti voi, ma me lo sono scritto questo intervento, anche se sono solito andare di braccio, proprio perché non volevo lasciare indietro nessun punto, perché sono tante le domande che mi fanno i cittadini quando giro per strada, sono tante le domande che mi sono state fatte negli scorsi mesi, sono tante le sciocchezze che si stanno dicendo in giro, perché quando non ci sono argomenti purtroppo si usano delle cose sbagliate. Quindi vorrei rispondere proprio a tutte queste cose. Enigma Borsari, lo diceva prima Bruno, Stefani, è questo gruppo folto di cittadini che in poche settimane ha raccolto quasi 500 firme e si chiedevano proprio che cos'era successo, perché il Partito Democratico, il partito di maggioranza, non ricandidasse più questo sindaco. La prima cosa che quindi voglio fare stasera è proprio quella di chiarire finalmente la situazione e rispondere a tutti quei cittadini che in questi mesi mi hanno fatto le domande di quel tipo. Penso che ormai per troppo tempo si è fatto passare la logica del chiacchiericcio, del non si può dire. Oggi posso permettermi invece di dire cosa è successo in questi anni solo per stabilire il principio della verità. Non serve a nulla dare le colpe, dire chi è stato bravo, chi è stato cattivo, mettere le lavagne. No, i problemi vanno affrontati, siamo in una società, anche quella di Zola, che risente dei problemi economici che stanno vivendo un po' tutti gli altri paesi europei, mondiali, ma anche e soprattutto il nostro paese. E quindi non si può fare finta di niente, non si può raccontare ai cittadini, come sto dicendo spesse volte in questi giorni, che Cristo è morto dal freddo. Quindi voglio dire, prima di tutto, a tutti voi, ma con grande serenità, che non ho nulla di cui vergognarmi come persona, come sindaco, e la stessa cosa vale per le persone che mi hanno aiutato in giunta in questi anni. Non ho rubato, non ho avuto relazioni né sentimentali né economiche, e soprattutto voglio dire che il prossimo sindaco, tranne mia moglie naturalmente, e voglio dire soprattutto che il prossimo sindaco si troverà a gestire un bilancio che, pur nelle difficoltà economiche che stiamo attraversando, è un bilancio sano, pulito, senza beghe e senza problemi. Voglio dirvi anche che molte delle cose che dirò questa sera mi fanno male. Mi fanno male perché è la prima volta che mi trovo ad andare contro quello che è stato il mio partito. Un partito nel quale credo ancora,
credo anche che sarebbe sbagliato per questo partito, per il futuro del Partito Democratico, per le radici nelle quali io mi sento ancora oggi, dalle quali mi sento di provenire, che sono quelli della sinistra, sarebbe sbagliato stare zitti. Pronti di una serie di situazioni che stanno venendo fuori e che sono sotto gli occhi di tutti, nel governo dei paesi piccoli, di quelli più grandi, abbiamo sotto gli occhi quello che è successo in Sardegna, ma non solo. E quindi credo che sia giusto non tacere, ma cercare proprio con grande serenità e compassione, proprio per il bene che si vuole alla sinistra, in qualche modo, anche perché io credo che ci debba essere un futuro, un qualcosa. Io sono nostalgico, lo dico, di Romano Prodi e dell'Ulivo, perché io credo che ci debba essere una sinistra, così come ci deve essere una destra in questo paese, che però hanno fortemente il senso dello Stato, fortemente delle cose che appartengono a tutti, e quelle non sono né di destra né di sinistra. Questo c'è bisogno in questo paese. E allora noi stiamo cercando di far partire un'esperienza così, anche sul nostro territorio. Non sono contro la politica, non sono contro i partiti, anzi, credo che ancora più di oggi, per il bene dell'Italia, sia necessario avere dei partiti che siano legati al basso, alla gente di tutti i giorni, che lavora, che va nelle fabbriche, che subisce anche i problemi di tutti i giorni, a partire da quelli economici. Partiti che si pongano l'obiettivo di tenere unite tutte le sensibilità e le storie politiche, senza dover far rinunciare nessuno a quello che è. È per questo che io sono nostalgico di Romano Prodi e del Partito Democratico che lui pensava. Credo però di aver dimostrato più volte in questi anni di voler essere anche il sindaco di tutti i cittadini. Ho guidato una coalizione nella quale si sono riconosciuti e hanno lavorato bene tutti i partiti del centro-sinistra, senza mai differenziazioni sulle decisioni. Un lavoro di discussione e di confronto che è stato molto intenso ed ampio, sia all'interno del comune che tra i cittadini. 69 consigli comunali, 420 delibere approvate in consiglio comunale, 470 delibere approvate all'interno della giunta, delle quali solamente due con un voto di astensione. Un intenso lavoro che ha interessato tutti 116 incontri delle commissioni consigliari e poi le consulte comunali dello sport, dell'ambiente, dei centri sociali, degli stranieri, una quarantina di assemblee di frazione, gli incontri su temi specifici con i cittadini e quelli politici, oltre 120 incontri interni al DS e poi al PD, una quarantina di incontri di coalizione. A tutti questi incontri, come molti di voi ben sanno, ho sempre garantito la mia presenza personale e politica, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. 69 presenze su 69 consigli comunali, 193 presenze su 204 giunte comunali, 83 presenze su 116 commissioni consigliari, 64 conferenze dei capigruppo su 66, un lavoro importante e consistente, quindi, che ha impegnato soprattutto il sottoscritto, visto che si dice che il sindaco non c'era mai, ma anche, chi più, chi meno, tutti gli assessori e consiglieri di maggioranza e di minoranza, che hanno avuto tutti la possibilità di crescere sia dal punto di vista politico che conoscere nel dettaglio tutte le cose che si andavano a realizzare. C'erano molti progetti già decisi sulla carta da realizzare, alcuni dei quali mai condivisi con i cittadini e con il partito, e nello stesso tempo ci siamo trovati a dover tener conto delle nuove esigenze di una società che cambia in fretta, alla quale non si può rispondere più richiamandosi alle ideologie, della necessità di innovare le pubbliche amministrazioni, di inventarsi nuovi percorsi per ricercare risorse economiche che oggi vengono a mancare. Tante cose importanti che erano contenute nel nostro programma di mandato e che siamo riusciti a realizzare tutti insieme, grazie soprattutto ai dipendenti comunali, la centrale di teleriscaldamento, i pannelli fotovoltaici sul tetto del comune per produrre energia elettrica, il nuovo sistema per la raccolta differenziata, gli alberi bambini all'interno del parco campagna, le riqualificazioni del centro di Lavino, della frazione di Riade, la nascita di Melamangio, una società a partecipazione pubblica con il comune di Casalecchio e un partner privato, con Certa,
per la produzione dei pasti per i ragazzi delle scuole, per gli anziani, il rifacimento degli acquedotti a Ponte Ronca, Riale, la nascita dell'area delle feste, ingenti risorse, 6,5 milioni di euro dedicate alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria, la sistemazione delle frane, oltre 10 km di strade, delle scuole, degli edifici pubblici, oltre 3,6 milioni di euro dedicati a queste cose, alle scuole e agli edifici pubblici. Diversi progetti che si stanno realizzando, il nuovo centro diurno di Riale, il parco dei Gessi, la fermata ferroviaria di Zola Chiesa, la casa delle associazioni culturali al piano superiore delle vecchie scuole di Riale, il trasferimento del frantoio di Rivabella nella nuova zona di Via Rigosa, il comparto C4, ex Andina Maccaferri. Su questo vorrei dire subito alcune cose. Intanto che abbiamo ereditato il cosiddetto piano particolareggiato che è stato approvato dal Consiglio Comunale nel marzo del 2004. Mi soffermo un attimo su questo, perché voglio che sappiate che ci è stato lasciato un progetto che non prevedeva nessun asilo nido e nessuna scuola materna. Lì dentro non era previsto nessun asilo nido e nessuna scuola materna. C'era un edificio di 2000 metri quadri da intendersi come spazio condominiale che era definito struttura socio-collettiva. Qui ci sono le carte, quindi qui ho portato tutto, se volete, una sera ci dedichiamo, magari anche dopo, se ci sarà tempo, insomma. Quindi, l'idea di Venturi era quella di far nascere una scuola media superiore e vedo che questa idea oggi ha ripreso voce. Verificammo con due studi sulla crescita della popolazione che abbiamo realizzato nel 2006 e nel 2007 che in quell'area c'era la necessità di un asilo nido e di una scuola materna poiché sarebbero state molte le giovani coppie con figli e ci siamo impegnati con il consorzio dei privati che avevano già fatto un accordo con l'amministrazione a modificare gli accordi già presi. La discussione è durata un anno e mezzo e più volte abbiamo coinvolto in questa discussione i consiglieri comunali, assieme ai quali abbiamo condiviso tutti i passaggi che hanno portato a spostare la struttura all'interno del comparto, prevedendo il recupero come scuola materna per 90 bambini dei due edifici storici del Settecento, il vecchio casolare e il fienile di proprietà della Fornace Andina, e poi la costruzione di un nuovo asilo nido per 60 bambini, gestito per 20 anni dai privati in convenzione con il comune di Zola Pregosa. Gli alloggi in edilizia convenzionata previsti sono stati definiti in questa misura: 40 in vendita, 90 gestiti in affitto a canone calmierato. L'ultima presentazione è stata fatta ai consiglieri comunali nel mese di dicembre, perché pensavamo di andare in consiglio comunale in quel periodo per l'approvazione di questa variante. Poi è arrivata la sorpresa. Uno dei soggetti privati ci ha chiesto di portare il costo degli edifici in edilizia convenzionata dai 2.300 euro a 2.600 euro. E noi abbiamo detto di no, perché quel pagamento li avrebbero fatto quei cittadini che avrebbero dovuto pagare quegli alloggi. E quelli non erano prezzi da edilizia convenzionata. Quello era un ricatto. E noi abbiamo detto di no, perché sapevano che avevamo bisogno dell'asilo nido e della scuola materna lì dentro. Ma per questo motivo abbiamo detto di no. Tuttavia, il lavoro è andato avanti. Avremmo dovuto approvare l'11 marzo prossimo, in Consiglio Comunale, il passaggio definitivo. Oltre a questa variante, abbiamo dovuto rivedere altri accordi sottoscritti in precedenza, che però rischiavano di saltare, perché appunto, come ho detto prima, il mondo cambia, le imprese anche hanno bisogni diversi. Diversi progetti di edificazione previsti dal piano regolatore, ad esempio lo spostamento dei camionisti e del frantoio all'interno dell'area che vi dicevo prima, quella di Via Rigosa. Cosa avremmo dovuto fare? Lasciare fallire le aziende? O cercare di sostenere, di vedere se c'erano le possibilità di venirgli incontro? Forse anche gli accordi sottoscritti non erano così tutelanti per l'amministrazione da una parte, ma anche per questi soggetti privati. Tutto ciò lo abbiamo fatto in un momento difficile per i comuni, a
causa, come molti di voi sanno, delle restrizioni che i vari governi ci hanno imposto. A Nola Predosa oggi abbiamo 18.000 cittadini quasi, sono 1.200 in più rispetto al 2004, ci sono 12 dipendenti comunali in meno, spendiamo 1,5 milioni di euro in più per i servizi sociali, per gli asili, per le scuole, per le persone anziane, per quelle in difficoltà. Ci sono 50 bambini in più solo per gli asili. Dai 3 ai 13 anni ci sono 290 bambini in più rispetto al 2004, 270 dei quali vengono da altri comuni del nostro territorio. Quindi noi stiamo ospitando anche quei bambini che sono di persone che abitano su altri comuni e che vengono a lavorare a Nola Predosa. Ci siamo dedicati molto all'ascolto in questi anni e alla partecipazione. Le antenne per la telefonia mobile, il problema della pavimenta, la variante del vedere, le rette per la refezione scolastica. In tutte queste occasioni, quando nascevano raccolte di firme per porre una questione, noi ci siamo dedicati al confronto ed abbiamo cercato di accogliere le giuste esigenze che venivano poste dai cittadini. Ci siamo spesso sentiti mettere in discussione alcune scelte ed impegni, anche e soprattutto quelli assunti nel passato, e dei quali, tuttavia, in modo responsabile ci siamo sempre fatti carico. Sapete che il PD ha lungamente attaccato il sindaco Borsari in questi mesi per la sua scarsa attenzione alle direttive del partito e l'eccessivo ascolto dato ai cittadini dolesi e ai comitati che contestavano l'opportunità delle varie varianti, tra le quali la variante del vedere e l'eccessivo carico edificatorio del piano regolatore. Ora, come tutti sapete, il PD ha risolto il problema alla radice: blocco delle attività di questa legislatura, crisi in comune con l'abbandono della carica loro conferita dai cittadini da parte degli assessori e dei consiglieri di stretta osservanza partitica. Voglio raccontarvi stasera la mia versione, a cominciare dall'eredità che ho ricevuto dal mio predecessore, che si è rivelata per molti versi una sorpresa. Per quanto riguarda il bilancio, 3,5 milioni di oneri di urbanizzazione erano stati utilizzati nel 2004, dei quali in realtà ne sono entrati solo 1,6 milioni, quindi quasi 2 milioni in meno, perché si puntava sulla partenza del C4, del comparto C4, dove il 50% degli alloggi erano già stati liberati, concessi dalla precedente amministrazione, e che invece sono partiti solo nel novembre del 2006, proprio perché noi abbiamo chiesto, insieme agli alloggi, di fare le strade e di fare le pubbliche realizzazioni. La vendita dei loculi di parte del nuovo cimitero, che come sapete era stato posto sotto sequestro per via della morte di un operaio, ecco, nel bilancio del 2004 erano stati messi 2 milioni di euro a bilancio per la vendita di quei loculi cimiteriali, che però non potevano essere venduti per il semplice fatto che il cimitero era sotto sequestro. Gli aumenti salariali dei lavoratori del comune, ecco, nel 2004 noi ci siamo trovati a dover tirar fuori 800.000 euro che non erano stati accantonati. Mi sono trovato una macchina amministrativa prima di dirigenti, di funzionari, che abbiamo dovuto sostituire, e a questo si è aggiunta anche la disgrazia della morte del responsabile dei lavori pubblici, proprio mentre c'erano dei cantieri che, come voi sapete, dovevano terminare. Perseguendo l'obiettivo della continuità, avevo condiviso assieme a Venturi la necessità di confermare 4 assessori della precedente giunta: Gian Stefani, Liviana Neri, Marilena Melchiorri e Loreno Rossi. Qualcuno forse è entrato nel ruolo del guardiano del sindaco, poiché fin da subito, mi riferiva la gente, affermavano cose diverse da quello che diceva il sottoscritto. Oggi posso affermare con serenità, hanno gestito solamente i loro orticelli di consenso politico e scaldato le seggiole, dando dimostrazione alla struttura comunale di incapacità politica e organizzativa, di poca competenza e di scarsa passione. In sostanza, questi assessori sono stati piuttosto passivi e il sindaco ha dovuto supplirne l'assenza. Viene da chiedersi se fosse stato perché il PD e la precedente amministrazione si erano assunti impegni eccessivi
oppure non c'era nemmeno la volontà di recepire le istanze dei cittadini. Questo penso sia stato il mio più grande errore, aver tenuto al mio fianco, per semplice rispetto umano, persone che mai hanno osato dire nulla, ma che facevano riferimento ad altri per le loro lamentazioni e utilizzavano il loro potere di assessori solo nella logica del consenso. Le persone non sono tutte uguali. Per questo voglio ringraziare coloro che mi hanno contrastato, ma che oggi sono qua. E mi riferisco al vice sindaco Giancarlo Piccotti, grazie al quale abbiamo potuto realizzare molti progetti di carattere ambientale, a Laura Veronesi, con la quale abbiamo realizzato tanti progetti per la memoria storica, la Costituzione in occasione del 60° anniversario, e mi ha sempre sollecitato a favorire la partecipazione e il confronto. Patrizia Bellei, che nonostante sia arrivata a novembre ha cambiato radicalmente e in meglio il rapporto con le imprese, con i commercianti di Zola Predosa. Ringrazio Francesco Giacomini, che a maggio 2008 è andato in Svizzera per lavoro, ma che da assessore alla scuola e ai servizi sociali si è sempre dimostrato vicino alle esigenze dei cittadini. Così come ringrazio i cittadini di Enigue, che hanno riscoperto la voglia di fare politica e dedicarsi alla loro città e che stanno facendo un lavoro straordinario con questi laboratori, ma anche le forze politiche che hanno deciso di sostenermi, che sono qua stasera, nonostante, bisogna dirlo, i ricatti, i diktat, perché tutti loro, i dirigenti provinciali, hanno ricevuto dei diktat da qualcuno: vi mettiamo fuori dai comuni dove fate gli assessori, non vi ricandidiamo, non vi mettiamo da nessuna parte. Beh, insomma, Zola Predosa sta diventando un caso importante, devo dire. Appena diventato sindaco mi sono trovato a gestire le preoccupazioni dei cittadini per quella che pareva una cementificazione a tutto spiano e che era stata concessa dal piano regolatore approvato nel 98 per risolvere anche alcuni problemi, intendiamoci, ma orientato a soddisfare interessi, grandi e piccoli. Ci siamo presi la responsabilità per la nascita di alcune costruzioni già licenziate, francamente assurde, a cominciare dal Palazzo dell'Ex Cinema, da quelle dei Gessi, in particolare sulla via Salgari, non so se sapete dov'è, andatela a vedere, è stata abbattuta una montagna per fare questa costruzione. Però sulla via Montevecchio, quella in costruzione al Monticino, e abbiamo convissuto con il chiacchiericcio da bar, con affermazioni pesanti da parte di politici locali e provinciali che mi venivano sempre riportate, ma alle quali non ho mai voluto dare ascolto perché ritenevo che i luoghi della politica siano altri. A maggio 2007, al termine della verifica di metà mandato che ci ha portato in tutte le frazioni, un sondaggio realizzato dal MEDEC su un campione di 700 cittadini riportava un consenso al sindaco attorno al 74,8%. Venne detto che nessuno conosceva il sindaco, per quello c'era un consenso così alto. A settembre 2007 si dimise il segretario del DS, Emiliani, il quale più volte mi aveva detto di stare attento ai rumors, così lui li chiamava, ai chiacchiericci dei bar, ma che mai ha chiesto di convocare un incontro tra il sindaco, gli assessori, la segreteria del partito, per fare porre fine a questi chiacchiericci inutili. Gennaio 2008, in occasione delle primarie del Partito Democratico, nonostante la positiva elezione di tre ragazzi giovani alla guida dei circoli, non vengo informato dal segretario e dal garante, che era Venturi, che avrei dovuto candidarmi per essere eletto all'Assemblea Provinciale. In sostanza, l'unico sindaco della provincia di Bologna, del Partito Democratico, a non essere eletto e presente nell'Assemblea Provinciale è il sottoscritto. A marzo 2008, alcuni consiglieri comunali del PD contestano l'aumento della fideiussione destinata alla polisportiva Zola, la quale, con il consenso e il sostegno del sindaco, aveva ottenuto dal comune il diritto di superficie, l'aumento della convenzione per la gestione degli impianti e una prima fideiussione basata sul preventivo di 800.000 euro. A che cosa doveva servire? A ristrutturare un impianto sportivo, quello del Filippetti di Riale. Molti di voi lo sanno, è stato fatto
un lavoro straordinario. Bene, è stato realizzato questo lavoro dalla Polisportiva Zola attraverso un mutuo. Noi abbiamo trovato la banca che gli poteva dare questo mutuo, li abbiamo sostenuti, li abbiamo cercato di far andare dentro la loro proprietà, diciamo, perché era il diritto di superficie garantisce in qualche modo la proprietà. Quella baracchina che voi vedete di Crescentini, perché l'avremmo potuta fare all'esterno e avere un'entrata per il comune, ma noi abbiamo voluto proprio sostenere quell'intervento da parte di un soggetto privato del territorio. A consuntivo la spesa diventa 1,3 milioni di euro. Nasce una certa preoccupazione, logicamente, anche perché le imprese che avevano lavorato vennero scelte dalla Polisportiva Zola, proprio come soggetto privato. I documenti e i progetti richiesti a quel punto, giustamente dal collaudatore, che era stato deciso dal comune, proprio perché quell'opera dopo 15 anni avrebbe dovuto diventare di nuovo di proprietà pubblica, quindi ci doveva essere una garanzia di un collaudatore che verificasse che quelle opere erano state fatte correttamente, non riceve i documenti. E questo provoca un ritardo nel passaggio di approvazione in consiglio comunale per l'aumento della fideiussione. La fideiussione, molti di voi lo sanno cos'è, no? È una garanzia che il comune in questo caso dava proprio per consentire l'elargizione del mutuo da parte di una banca, altrimenti questo non sarebbe potuto avvenire. Inizia a circolare la voce che il sindaco vuol far fallire la Polisportiva. L'avete sentita in molti. Ha iniziato a circolare la voce che il sindaco voleva far fallire la Polisportiva. Bene, quando finalmente i documenti sono stati presentati e i progetti sono stati presentati, andiamo in consiglio comunale e lì avviene di tutto. Due consiglieri del Partito Democratico non si presentano, non sono d'accordo con l'aumento della fideiussione, contestano che il comune ha sostenuto troppo la Polisportiva, che avremmo dovuto verificare più spesso come venivano fatti i lavori, e non si presentano in consiglio comunale. La fideiussione viene aumentata comunque a 1,3 milioni. Credo che questa sia stata una significativa, anche perché ha riguardato un'associazione importante del nostro territorio, sia stato significativo soprattutto per un fatto, che un'opera straordinaria che ci viene da tutto il territorio provinciale, che viene vista come un'esperienza fantastica, grazie a questa polemica si è ridotta al nulla. Ancora una volta non siamo riusciti a valorizzare un'esperienza straordinaria che il nostro comune, la maggioranza, il sindaco, insieme a un'associazione importante del territorio si erano impegnati a realizzare, ma per il bene dei cittadini. Andatela a vedere, chiedete ai genitori di quei ragazzi che vanno là a giocare. Nello stesso tempo io stavo raccogliendo l'opinione di alcune persone su una mia possibile candidatura e molti, compreso anche il segretario provinciale Andrea Demeria, si erano espressi in maniera positiva. Lo stesso Fiorini, in quei giorni, che come sapete è il candidato del PD, mi scrisse un SMS nel quale diceva: dopo il Cofferati bis vogliamo il Borsari bis. Così vediamo un attimo che c'è ogni tanto, come cambiano i tempi. Nel frattempo, come saprete, c'è stata la questione della variante urbanistica Belvedere, che come si può verificare dai documenti presentati in occasione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2008, il precedente sindaco si era impegnato a realizzare e che coerentemente avevamo portato avanti perseguendo soprattutto l'obiettivo che ci eravamo posti, che era quello di realizzare il parco del Giardino Campania e acquisire la proprietà di 52.000 metri rimasti da parte di proprietà di soggetti privati. La gestione di questa variante era in carico per competenza all'assessore Gian Stefani, che presentò la delibera nel settembre 2005, che è qui, approvata da tutta la giunta. Approvata da tutta la giunta. Più volte da quel momento ho chiesto, nelle discussioni che ci sono state all'interno del partito che a quel momento si chiamava Democratici di Sinistra, se fosse necessario fermarsi, se fosse necessario rimettere in discussione quella variante, e non mi è mai stato detto nulla di questo. Il 13 maggio, sempre del 2008,
viene convocata un'assemblea pubblica con i comitati e le associazioni, dopo un lungo percorso partecipato, fatto insieme alle stesse, e chiudiamo la variante, informando della decisione di mantenere quell'area come area di edificazione, ma con una riduzione del 15% rispetto alla soluzione iniziale. Percorso difficile, percorso complicato, come sapete sono state raccolte molte firme su questa variante, ma da parte dei cittadini che erano contrari. Il 17 maggio vengo convocato dalla segreteria comunale del Partito Democratico, presenti il segretario Betti, il capogruppo Luongo, i tre assessori del PD, Gian Stefani, Melchiori e Neri, i quali, a fronte della mia disponibilità a ricandidare per un secondo mandato, pur dicendomi anche intenzionato a cambiare molte cose, mi rispondono che non ci sono le condizioni, perché la gente, tra la gente c'è una situazione bruttissima, che moltissimi cittadini chiedono al partito di mandarmi via. Ma non lo dicono a te, mi dice un assessore, lo dicono a noi, perché tu hai un brutto carattere. Il 26 giugno viene organizzato un nuovo incontro, presente anche Venturi, e tutti insistono nel dire che, non mi devo ricandidare, perché la gente non mi vuole. Ho rischiato di far fallire la polisportiva, ho fatto partire troppi cantieri nelle strade, nelle scuole che disturbano la gente, non ho fatto il centro culturale giovanile, ho fatto nascere molti comitati e si parla già di almeno due liste civiche. Qui stasera ci siamo, così siamo contenti tutti. Scusate un attimo. Allora viene da pensare alle cause probabili di tale improvvisa rottura, visto che per anni io non avevo mai sentito nulla. La troppa autonomia dagli ordini di scuderia e di partito di un sindaco eletto direttamente dai cittadini, l'effettivo ascolto e lo spazio alla partecipazione dei cittadini, dei comitati, nelle scelte dell'amministrazione all'interno delle linee del programma di mandato che ci eravamo approvati, la consapevolezza del sindaco di dover tener conto delle opinioni di tutta la coalizione e non solo di quelle del PD, e infine interessi urbanistici, pretesi che la discussione sulla mia candidatura comunque uscisse dalle stanze di partito e che coinvolgesse tutta l'assemblea comunale, la quale si tenne il giorno 17 luglio. Presente anche come garante il coordinatore provinciale del PD Raffaele Bonini. Dopo aver presentato la relazione che distribuisco a tutti i presenti, mi dichiaro disponibile a ricandidarmi sulla base di quanto tra l'altro è previsto dallo Statuto Nazionale del Partito Democratico, ma anche, dissi quella sera, a fare un passo indietro nel caso in cui fosse emerso un candidato di indiscutibile valore e qualità legato al territorio e conosciuto all'interno del partito e dai cittadini. Durante la discussione gli assessori e i consiglieri, diversi consiglieri, motivano la loro contrarietà a ricandidarmi appunto sul fatto che ho un brutto carattere, che non ho coinvolto nessuno, che non ho fatto passaggi necessari, che non ho fatto squadra, insomma. C'erano problemi di collegialità e condivisione dell'azione amministrativa, viene da chiedersi a questo punto. È da lungo tempo che il PD e i suoi assessori non partecipano alle riunioni della coalizione, mostrando fastidio per il confronto con le altre forze politiche. Spesse volte mi è stato detto, beh, insomma, prima lo decidiamo noi e poi andiamo sempre gli altri. Alla riunione di coalizione stessa, l'ultima, convocata il 20 gennaio, per la verifica dell'attuazione del programma di mandato, tutti gli assessori, anche quelli del PD, hanno espresso di fronte ai rappresentanti delle forze politiche di essere sostanzialmente d'accordo e di avere pareri molto positivi rispetto al mandato che abbiamo realizzato. Sono qua anche tra i presenti c'erano persone quella sera. Sulle presenze del sindaco agli incontri di giunta, di consiglio, di gruppo si è già detto. Va ricordato che fin dall'inizio della legislatura si svolgevano incontri ristretti, quasi tutti i martedì sera tra il sindaco e gli assessori di esse. Inoltre, quasi tutti i mercoledì mattina il sindaco e l'assessore Gian Stefani incontravano i dirigenti dell'area tecnica proprio per guardare e tenere sotto controllo le questioni che riguardano l'urbanistica e i lavori pubblici. Si decide di procedere
ad una consultazione tra i dirigenti, nonostante che la statuto del PD dicesse appunto che non venivano previste le cosiddette consultazioni, ma le elezioni primarie, rivolte ai cittadini. Nel mese di settembre si svolgono quindi le consultazioni e non vengono chiamate alcune persone, soprattutto alcune associazioni cattoliche. Per farmi piacere, dice Oriano Betti, il segretario del PD, perché votano tutti per Forza Italia. Questa è la risposta che mi viene data. Delle tre domande comunque poste, che vengono poste agli intervistati durante le consultazioni alla fine di settembre, mi viene detto che solo il 26% si è espresso a favore della mia ricandidatura, circa il 15% si è astenuto e tutto il resto è contrario, senza però candidati alternativi, senza idee politiche alternative. Quando Donini mi riferisce, gli chiedo se ha saputo delle tante telefonate che nel frattempo sono intercorse proprio per convincere le persone consultate a dire non votate Borsari. Chiedo quale giudizio anche sia stato dato dell'operato dell'amministrazione in questi anni e mi dice che circa che oltre il 70% dei giudizi è stato positivo. Non riesco a capire quanto sarebbe stato il giudizio positivo se non ci fosse stato questo sindaco, probabilmente molto più del 100%. A quel punto il segretario della federazione, Andrea De Maria, mi dice che visto l'esito delle consultazioni non è il caso che io insista per le elezioni primarie, perché a quel punto si creerebbe una spaccatura all'interno del partito. E il 14 di ottobre scrivo a De Maria che mi faccio da parte. Quindi molto semplicemente, ho scritto, guarda, farò altro. Durante un incontro comunico al gruppo consigliare del PD che poiché sono stato sfiduciato non si può fare finta di nulla e quindi io non parteciperò più agli incontri del gruppo consigliare perché le scelte politiche del gruppo consigliare non mi possono più interessare, cioè nel senso che non faccio più parte di un gruppo che mi ha sfiduciato. Dico però che rimarrò come sindaco a disposizione di tutti i consiglieri comunali e quindi anche di quelli del PD, ma anche quelli della coalizione che mi ha eletto, e soprattutto quella sera ci prendiamo l'impegno di portare avanti tre questioni che sono l'approvazione del bilancio per il 2009, l'approvazione della variante urbanistica per il comparto C4, quella per gli asili nido, per le scuole materne, per l'edilizia convenzionata, e poi c'era un'altra variante urbanistica da approvare, molto importante, che riguarda la nascita del centro servizi per le imprese tra via Roma e via Cannellini, dove insieme ad alcuni capannoni e uffici sono previsti appunto una nuova sede del magazzino comunale, gratuita, di oltre 1000 metri, e inoltre un asilo nido per circa 30 bambini. Anche questa già approvata in Consiglio Comunale e doveva passare in via definitiva. All'inizio di novembre esce un volantino del Partito Democratico, che molti di voi hanno letto. Viene distribuito in maniera diffusa e si motivano le ragioni appunto del mio allontanamento. All'interno di quel volantino si esclude anche la possibilità di svolgere elezioni primarie. I motivi del mio allontanamento sono questi. Primo, non ho fatto appunto il centro culturale giovanile, un progetto lasciato in eredità dalla precedente amministrazione che a mio avviso merita di essere ripensato, ma che ha una spesa prevista di 4 milioni e mezzo di euro. Per costruirlo sarà necessario quindi procedere nella direzione lasciata da Venturi, abbattere la vecchia biblioteca, fare a quel posto, al posto della biblioteca, 1800 metri di nuove abitazioni, e io non sono d'accordo. Alcuni privati erano disposti a costruire gratuitamente una parte del centro culturale e mantenere la vecchia biblioteca, chiedendo però all'amministrazione, attraverso una variante urbanistica di interesse pubblico, di spostare questi 1800 metri da un'altra parte del territorio. I tecnici comunali ritenevano che vi fossero tutte le condizioni per procedere, ma qualcuno si è opposto. Io penso che oggi, in carenza di risorse, sia prioritario concentrarsi invece sui servizi sociali. E al momento possiamo anche spostare la biblioteca a Villa di Vigegaragnano. Ci sono già degli studi
negli studi dell'ufficio tecnico che dicono che questo è possibile. Secondo, mi si dice in quel volantino che ho gestito in maniera approssimativa Villa Edvige Granieri. Beh, abbiamo ricevuto in eredità tre progetti. La nascita a Villa Edvige Granieri del centro di documentazione delle ville, un progetto anche costoso che noi abbiamo ridotto nel frattempo. Abbiamo riaperto la convenzione con l'Università di Bologna e noi vogliamo che a Villa Edvige Granieri si parli delle ville storiche del nostro territorio, perché deve essere un luogo di cultura. Il secondo progetto che era previsto a Villa Edvige Granieri era la nascita del Museo del Maiale. Dopo una serie di valutazioni, abbiamo considerato che, pur essendo interessante, sul nostro territorio ci sono anche delle aziende importanti, però non potevamo permetterci di realizzarlo lì. Inoltre, all'interno della villa era prevista la mostra della civiltà contadina e se oggi andate a Villa Edvige, grazie alla Proloco, ci sono tutti questi oggetti, cioè gli oggetti di valore che vengono esposti per raccontare un pochino quello che era la nostra storia. La villa è stata tenuta aperta, questo bisogna dirlo, solamente grazie al volontariato della Proloco, che a noi è costato in questi anni 7.000 euro all'anno e che se avessimo dovuto mettere un dipendente pubblico ci sarebbe costato almeno il doppio, se non tre volte. Loro si sono occupati di tenere aperta una villa che mostrava notevoli segni anche di cose che dovevano essere fatte meglio. Tutte le volte che pioveva entrava l'acqua, c'erano problemi dal punto di vista del riscaldamento, problemi sugli impianti idrici e comunque, quindi noi cosa avremmo fatto di Villa Edvige? Non l'abbiamo valorizzata abbastanza? Oggi i bilanci di Villa Edvige non sono in pareggio, sono in attivo, perché con tutti gli affitti che noi abbiamo da parte delle aziende in quel luogo, noi riusciamo a pagarci tutte le spese. E noi cosa dovevamo fare? Dovevamo forse darlo a un privato? Quello sì, forse. Però noi abbiamo preferito un'altra strada. Abbiamo preferito la strada di coinvolgere il volontariato locale. E noi crediamo che si debba procedere su quella strada lì. Quando a giugno dell'anno scorso abbiamo avviato la nascita di un gruppo che avrebbe dovuto studiare la creazione di una fondazione, all'interno del mio partito mi sono sentito dire che avevo deciso da solo, senza passare da loro, le persone che dovevano fare parte di questo gruppo. Sapete perché? Perché non c'erano dei politici, c'erano due rappresentanti della Proloco, due rappresentanti di Teola, un rappresentante dell'Associazione della Ronca, un rappresentante degli scout, erano stati decisi dalla consulta culturale, ma erano tutti cittadini. Il 12 novembre presento il nuovo assessore Patrizia Bellei al Consiglio Comunale e il gruppo del PD mi vota contro un ordine del giorno, dicendo che appunto l'assessore Rossi non doveva essere mandato via. Io ho fatto una lettera privata e personale all'assessore Rossi, che non voglio francamente diffondere, ma mi basta dire una cosa, che sei mesi prima delle sue dimissioni io avevo appreso che la strada dei vini e dei sapori, dove lui era all'interno del consiglio di amministrazione a rappresentare questo comune, aveva un bilancio in deficit di 800.000 euro. E non basta dire che non si tratta della strada dei vini e dei sapori, ma della SRL, perché se ciascuno di voi va alla Camera di Commercio e chiede chi è il socio unico della strada dei vini e dei sapori SRL, viene fuori che è la strada dei vini e dei sapori, e quindi sono i comuni che pagano i debiti di quel disavanzo. E io non posso sapere che c'è un disavanzo di 800.000 euro da qualcuno che mi arriva a dire questa cosa da Bologna e non dal mio assessore che è presente in quel consiglio di amministrazione. Vi basta questo? Oppure ve ne dico delle altre? Quindi, secondo il Partito Democratico, quella sera l'assessore Loreno Rossi era l'assessore che si doveva tenere perché era uno dei migliori assessori della provincia di Bologna. Per quanto mi riguarda, dico quella sera anche che sono arrivato alla conclusione che bisogna sospendere la variante del vedere. Lo dico in maniera convinta. Eravamo
dico in maniera convinta perché nei mesi precedenti la variante verde-vera era diventata l'oggetto all'interno del mio partito secondo il quale io non dovevo essere ricandidato perché l'avevo gestita male. Cosa voleva dire gestirla bene? Io non l'ho ancora capito. Bisognava non farla, bisognava andare avanti lo stesso, non bisognava fare i passaggi con i cittadini. Cosa significava gestirla bene? Quella sera in Consiglio Comunale distribuisco una serie di materiale che è al protocollo del Comune, quindi anche voi potete chiederlo. Una lettera datata 21 aprile del 2004 dove il precedente sindaco si impegnava nei confronti del consorzio che casualmente era già nato e che si chiamava Consorzio Belvedere, si impegnava a far realizzare quelle abitazioni in quel luogo. Bene, il giorno dopo il 12 novembre il presidente, il coordinatore del comitato che nel frattempo era nato contro la variante, Francesco Lari, manda una mail a tutto l'indirizzario che lui conosce dicendosi sorpreso di aver saputo che la sera prima il sindaco ha mostrato questi documenti. Manda questa mail al vicepresidente della provincia e gli dice sostanzialmente: come mai tu ci avevi detto più volte che eri contrario a questa variante e invece noi veniamo ad apprendere che questa variante l'hai fatta partire tu? Nel frattempo partono i cittadini di Enigma Borsari che fanno uscire questo volantino di quale si è parlato, che in pochi giorni raccoglie appunto quasi 500 firme, e vengono organizzati una serie di incontri pubblici. Non so chi di voi è stato presente, il 4 dicembre a Ponte Ronca, il 21 di gennaio, poi successivamente a Reale. Bene, quella sera, il 4 di dicembre, il segretario del Partito Democratico, Riano Betti, comunica che si terranno le elezioni primarie per scegliere il candidato sindaco. Il 13 dicembre ricevo un volantino nel quale mi si chiede, entro due giorni, per iscritto, di dire se sono interessato a partecipare a quelle elezioni primarie. E io rispondo dicendo che forse le elezioni primarie si dovevano fare a settembre, visto che qualcosa è successo nel frattempo, che il mio partito mi ha detto sostanzialmente che non mi vuole, ha espresso una contrarietà nei miei confronti. A questo punto fare le elezioni primarie del PD, io non avrei partecipato, ma secondo me avrebbe avuto più senso fare elezioni aperte ai cittadini, dove io avrei partecipato volentieri. Ma questo avrebbe significato due cose. Intanto che si voleva andare avanti con la coalizione che aveva governato in questi anni e che si, in qualche modo, metteva in discussione e si giudicava positiva l'esperienza di governo della coalizione di questi anni. Ricevo il giorno dopo una lettera di risposta dal segretario, forse il ragionamento era troppo difficile, perché mi dice che prendiamo atto che tu non vuoi partecipare alle elezioni primarie. Io giudico questa risposta con una non volontà di fare le elezioni aperte a tutti i cittadini. Guardate, io non volevo per forza essere candidato sindaco, però mi sembra a un certo punto che dopo tre mesi che io assisto, scusate il termine, ma con uno sputtanamento continuo nei miei confronti da parte del mio partito, che si è in qualche modo già espresso nei miei confronti, ma perché io devo partecipare alle elezioni del PD? E perché d'altra parte, dopo un'esperienza di governo positiva, non bisogna fare in modo che partecipino tutti i cittadini? Se è vero che qui a Nola Predosa il Partito Democratico raccoglie il 54% dei consensi, su circa il 70% dei consensi al centro-sinistra, ma che paura c'è? Ma che paura c'è andare dalla gente a chiedere che cosa pensa o chi deve essere il prossimo sindaco? Scusate, sì. Bene, in mancanza di argomenti si va dicendo, voi tutti lo saprete, di un presunto rifiuto del sindaco. Il sindaco non si è sottratto quindi alle primarie, come viene falsamente detto. Il PD ha imposto le primarie di partito per esprimere invece un sindaco da imporre alla coalizione. Borsari sindaco di una coalizione
utilizzare questa arroganza da parte del partito di maggioranza. A Natale il valzer delle candidature dava almeno 7 candidati a sindaco all'interno del mio partito. Le assessore Melchiorri, Neri, i consiglieri comunali Ansaloni, Longo e poi Paolo Graffa, Davide Dall'Ovo, Luigi Durno e forse altri ancora. Il 7 gennaio, data ultima per la presentazione dei candidati, esce la candidatura di Stefano Fiorini, che raccoglie i firme di tutti e tutti gli altri rassegnano le proprie dimissioni, molti dei quali restituiscono anche il tessero. Ci sono delle mail di persone che dicono che il candidato Fiorini era stato scelto da una mediazione del sottoscritto, di mio fratello, di mio padre, di Sergio Rossi, cioè, francamente, se volete ve le faccio vedere. Il risultato è che il PD non farà le primarie a Dola Bregosa, perché ha già scelto il candidato. È da rifiutare, io credo, questa logica della logica. Il 14 gennaio viene approvato il bilancio di previsione, con il voto favorevole dei consiglieri anche del Partito Democratico, che si dicono però, badate bene, non soddisfatti dei tagli alla cultura e ai gemellaggi internazionali. Se andate a leggere e a sentire la registrazione, è proprio questo, guardate. A fronte di un bilancio del 2009, che grazie anche alla mancanza dell'ICI, anche grazie al fatto che non abbiamo le costruzioni, quindi diminuiranno gli oneri di urbanizzazione in entrata da poter utilizzare, avremo 950.000 euro in meno di entrate nel 2009 e quindi ci costringe questa scelta a, come dire, responsabilmente lasciare indietro quello che è meno importante. Quindi quest'anno non abbiamo fatto Carnevale a Palazzo, per esempio. No? Perché? Perché pensiamo che in un momento di difficoltà dove i cittadini stanno tirando la cinghia sia importante non tagliare i servizi sociali. Bene, quella sera il candidato sindaco Fiorini dice: noi di questo bilancio non possiamo essere soddisfatti, perché non ci sono soldi dedicati alla cultura e non ci sono soldi dedicati ai gemellaggi internazionali. Da sottolineare un fatto, che questo bilancio del 2009 è stato approvato e concertato da tutte le associazioni sindacali ed economiche del nostro territorio, con le quali, come tutti gli anni, abbiamo fatto la cosiddetta concertazione. Quindi noi abbiamo il nostro bilancio, il nostro documento per la costruzione del bilancio, che è approvato dalla CGL, dalla CISL, dalla UIL, dalle associazioni di categoria dei commercianti, degli industriali, e non piace al Partito Democratico di Dola Bregosa. Il 21 gennaio, appunto, si realizza questa assemblea, ecco, scusate, sempre per il bilancio, insieme ai sindacati, in questo bilancio del 2009, noi abbiamo preso un impegno che legherà anche le prossime amministrazioni, cioè nei prossimi 3 anni, diciamo in quell'impegno, che prioritariamente bisognerà inserire le risorse necessarie proprio per sostenere le famiglie nelle scuole per i bambini, gli anziani, e già da quest'anno noi abbiamo inserito 7.000 euro in più proprio per andare incontro alle esigenze di coloro che non riescono a pagare le rette scolastiche. Il 21 gennaio, come sapete, come molti di voi sanno, c'è questa assemblea di Riale dove ufficializzo la mia candidatura, anche perché molti cittadini me lo chiedono. Il 28 gennaio l'intervista di Raffaele Donini, che molti avranno letto, dove dice che appunto io sono scomunicato sul discorso del Partito Democratico, non mi sarà rifatto la tessera, perché sono un uomo solo al comando, non ascolto le decisioni del partito e non faccio squadra. Il 5 febbraio, sono quasi arrivato in fondo, De Maria arriva a Dola, in questa sala. Durante la presentazione del candidato del PD pare che abbia detto che non si può candidare un sindaco che si fa pagare l'aereo da un imprenditore. Bene, sappia De Maria che non sono nato ieri e non bastano le scuse telefoniche che lui mi ha fatto il giorno in cui questo articolo è stato pubblicato. Mi ha telefonato, ho dei testimoni, c'ero davanti a me, e mi ha detto: mi riferivo al sindaco di Pescara. Oh, bravo.
devi anche ricordarti che eri a Zola Predosa. Beh, scusatemi se mi permetto, ma voglio dirlo, io contrariamente ad altri che siedono nella sua segreteria provinciale, non ho mai preso nessun aereo da nessun imprenditore che me l'ha dato gratuitamente. E questa sera lo voglio dire, ok? Io non ho preso, e neanche mia moglie, non abbiamo mai preso in questi anni dei viaggi gratuiti in aereo da nessuno, e quando ce li siamo fatti ce li siamo pagati. Detto questo, scusate, ma l'uso della delazione come strumento politico fa capire, la delazione è dire male degli altri, insomma, no? Beh, insomma, lo hanno già inventato da molti anni e quindi non è nulla di nuovo. Permettetemi poi di dire un'altra cosa, sempre di quella sera, al candidato sindaco Fiorini, che a proposito di una concertazione, di una concezione proprietaria della politica, quella sera il candidato Fiorini dice, si prende l'impegno di far partire una navetta per il trasporto dei lavoratori all'interno della zona industriale. Quella sera Fiorini si è preso un impegno qua dentro, era il 5 febbraio di quest'anno. Bene, bisogna che qualcuno dica a Fiorini che la navetta per il trasporto dei lavoratori c'è già, è già partita. Dal 16 febbraio c'è una navetta, un autobus, un servizio privato che è stato realizzato da questa amministrazione grazie al progetto Idea Zola, che ha portato 195.000 euro al comune di Zola Predosa, grazie al fatto che questo sindaco è andato dalle aziende a chiedere dei soldi per mettere a posto le aiuole, per fare delle iniziative culturali, per fare in modo che ci fosse mortadella please e per fare in modo che nascesse appunto questo servizio importante di trasporto per i lavoratori all'interno della zona industriale, gratuito. Al momento il servizio è ancora in una fase sperimentale, ci sono 4 aziende che lo sostengono questo servizio, ma vorremmo, ci auguriamo, che diventi un servizio aperto anche ad altri lavoratori. L'ultimo atto si è verificato infine il 13 febbraio 2009, quando alle 12 si è tenuta, nonostante lo sciopero generale del pubblico impiego, una conferenza stampa del Partito Democratico di Zola Predosa nella prestigiosa sede istituzionale nella Sala Rossa della provincia di Bologna. Durante quell'incontro, al quale io e altri abbiamo partecipato, il coordinatore provinciale Antonini, assieme all'assessore d'urbanistica Gian Stefani, al capogruppo del PD Franco Luongo, hanno motivato le dimissioni in massa che porteranno al commissariamento poi del comune di Zola Predosa, che è avvenuto dopo pochi giorni. Su questa vicenda, l'abbandono del mandato da parte dei consiglieri del PD è un atto di arroganza, una sorta di colpo di Stato. Guardate, una cosa infamante per questo comune, essere posto sotto sequestro, perché questo è essere sotto sequestro. Qui è lasciare le chiavi del comune in mano a una persona che non sa nulla di Zola Predosa, che davvero non c'è mai, che non gliene frega niente dei progetti che devono essere fatti, dei bisogni dei commercianti, delle cose che si stanno portando avanti, delle realizzazioni che devono essere terminate. Quindi, una scelta che va contro l'interesse dei cittadini, i cittadini che li avevano eletti, per tentare di mettere in difficoltà chi? Il sottoscritto. Perché nel momento in cui ho dichiarato di essere, guardate che c'è il volantino che lo dice, lo prendo qua perché è davvero interessante, c'è il volantino con il quale hanno dichiarato le dimissioni, che è davvero molto interessante, perché dice che non possiamo accettare che questi ultimi mesi del mandato possano essere usati per piegare ad un uso personalistico e estemporaneo prerogative e strumenti che sono stati affidati democraticamente dai cittadini con trasparenza ed efficacia della cosa pubblica. Non possiamo accettare che organi legittimamente eletti e nominati non possano esercitare in pienezza le loro funzioni perché esclusi o scavalcati dai suoi atteggiamenti. Qui si fa un processo alle intenzioni. Si dice che sostanzialmente il sindaco si fa campagna elettorale e quindi dobbiamo cercare di non fargliela fare la campagna elettorale utilizzando che cosa?
siamo impegnati per fare andare avanti delle realizzazioni e che in questi ultimi mesi si sarebbero dovuti inaugurare ad esempio il centro diurno di Riale oppure il sottopasso dentro la zona del C4. Queste sono le campagne elettorali. Un'attitudine questa che ha radici, scusate se lo dico, un po' lontane, in un'ideologia che sovrapponeva forse il partito e le sue ragioni a quelle dell'interesse dei cittadini, quelle del cus sovietico, per intenderci. Peraltro, condannate dal Partito Comunista Italiano, sono sempre state condannate queste cose, sempre. Quindi questi dirigenti forse se ne sono dimenticati, forse non si sentono più, legati alla parte migliore di quella che è la sinistra italiana. Così si è fatto decadere l'intero Consiglio Comunale, si lasciano incompiute molte attività che erano in corso, del C4 ho già detto, ma doveva nascere anche appunto il centro servizi per le imprese, con l'asilo nido da 30 posti. C'erano progetti per la valorizzazione dei centri urbani che coinvolgevano i commercianti. C'era un altro progetto che si chiama Elite, che avrebbe cercato di sostenere le aziende di Zola per la certificazione dei prodotti a zero difetti. Tutto fermato per puro interesse elettorale di un partito che si dimostra così arrogante e incapace di confrontarsi così con chi esprime al proprio interno opinioni diverse. Ma quali sono probabilmente le vere ragioni? Beh, non si è avuto il coraggio di confrontarsi a fine del mandato con coloro, il sindaco, i cittadini, coloro che in qualche modo contestavano alcune scelte del passato, sulla politica edilizia che fino ad oggi è stata tanto caldeggiata. Non è allora che gli esponenti locali del PD non sapessero più come affrontare il dissenso dei cittadini e si vedessero sfuggire di mano gli impegni con alcuni costruttori, vedi ad esempio quella variante del vedere, che se fosse andata al Consiglio Comunale avrebbe definitivamente fatto sì che chi era d'accordo lo approvava, chi non era d'accordo sì, votava contro. Questo è un segnale di trasparenza. Non è che si vuole rimandare questa decisione al prossimo mandato per questo motivo, perché c'erano le elezioni vicine? In preparazione della campagna elettorale, infatti, stanno già facendo marcia indietro sulla variante del vedere. Io dico finalmente. Finalmente perché è da ripensare, perché quando ci sono 5 associazioni ambientaliste che sono contrarie, 4 forze politiche che fanno un'interpellanza in consiglio regionale, quando ci sono 1300 firme di cittadini e quando tra l'altro questa variante non viene più neanche sostenuta dal partito che ha fatto andare il sindaco avanti perché questa variante si facesse, beh, allora bisogna fermarsi. Bisogna fermarsi, bisogna ridiscuterla. E ci sono le possibilità di ridiscuterla, eh? Ci sono. Bene, quindi chiudiamo con il fatto che l'enigma, io chiedo scusa anche del tempo, ma ci sono tante domande alle quali ho voluto rispondere stasera perché sarà l'ultima volta. Io nei prossimi mesi mi voglio dedicare a quelli che sono gli interessi dei cittadini, perché stiamo parlando di niente. Ma chi di voi sa che ci sono 19 aziende a Zola Predosa che sono in cassa integrazione? Chi lo sa che la Finicompressori sta rischiando veramente grosso in questi giorni? Ne avete sentito parlare dal Partito Democratico? Ma è questo che si fa per interessi dei cittadini? Si può governare in questo modo? Si può far passare, come è passato negli ultimi 7 mesi, che il problema a Zola Predosa sia il sindaco? Ma ci crediamo? Ma è davvero così? Oppure stiamo nascondendoci dietro a un dito e i problemi sono altri? Allora io credo che davvero ci sia bisogno di andare avanti e di aprire una pagina nuova, senza rancori, senza timori, senza dover snaturare quello che si crede, quello che siamo. Però qui ci sono 5 punti sui quali io ho chiesto ai cittadini, partendo da coloro che mi sono stati vicino in questi mesi, io ho chiesto 5 punti e su questi 5 punti mi voglio impegnare a partire da domani. Il primo punto, ripensare il modo di costruire. Io credo che sia arrivato il momento, a partire dalla variante Belvedere, che va ripensata totalmente, è arrivato il momento di ripensare
pensare alle modalità adottate per l'edificazione a Vola Pedrosa. Bisogna ripensare il modo di costruire. Voi lo sapete che ci sono ancora 30.000 metri quadri di costruzioni previsti in questo piano regolatore? Lo sapete? Che ci sono anche le case vuote, non vendute. Quindi bisogna ripensare. Serve più rispetto per l'ambiente, servono criteri legati alla biodiversità, al risparmio energetico, alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di questo territorio, che non può più accadere che ogni volta che piova siamo sotto rischio di alluvioni. L'abbattimento delle barriere architettoniche, rendere più sicuri i nostri centri urbani, abbellirli. Questo è il primo fatto. Il secondo è il sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà. Questa è, secondo me, la priorità assoluta. È la priorità assoluta perché, vedete, la popolazione aumenta e la crisi economica accentua i bisogni, i servizi sociali, i servizi sanitari, gli asili nido, gli interventi a sostegno degli anziani e delle fasce più deboli. Servono aiuti concreti e il Comune deve cercare di fare in modo questi aiuti di tenerli e di mandarli avanti, di farli crescere. Soprattutto verso i lavoratori e i pensionati. Il terzo obiettivo che ci poniamo è quello di sostenere il mondo del lavoro. Noi abbiamo una zona industriale importante. Se queste aziende vanno in crisi, significa mettere in crisi le famiglie che ci lavorano. E quindi noi dobbiamo, così come il caso della navetta, cercare di costruire delle opportunità, dei servizi che in qualche modo servono alle aziende, ma servono anche a risparmiare i lavoratori, a far risparmiare i lavoratori, a sostenere, a qualificare le nostre zone industriali, a renderle più belle. Tra l'altro, voglio ricordarvi una cosa. Chi di voi sa che la caserma di Casalecchio dei Vigili del Fuoco, mi è venuto in mente guardando l'amico Sarti, ecco, la caserma dei Vigili del Fuoco di Casalecchio si trasferirà a Vola Pedrosa in via Romagnoli. Chi lo sa? Questo è un impegno, scusatemi, che ci siamo presi noi. Siamo stati noi a trovare la nuova sede e noi siamo orgogliosi di ospitare i Vigili del Fuoco prossimamente sul nostro territorio, perché significa avere qualcosa che rende più sicuro, che tiene sotto controllo l'area industriale, che la qualifica, che la valorizza. Questo è un altro obiettivo che abbiamo portato a casa, perché guardate, abbiamo un difetto grossissimo. A noi non ci piace pavoneggiarci. Forse per questo, noi non spendiamo dei soldi, come ho visto in questi giorni, un ente pubblico che mette dei soldi in televisione per pubblicizzare quello che ha fatto in questi anni. Noi non lo mettiamo quei soldi, non li abbiamo mai messi in televisione, non abbiamo fatto delle pagine sui giornali. Ma ci piace fare le cose, magari anche sottotono, perché secondo me è una cosa normale che un'amministrazione faccia le cose che servono ai cittadini, senza magari gloriarsene. Sono cose normali. Il quarto punto che ci poniamo è quello della cultura. Come dicevo prima, c'è una cultura da valorizzare a partire da quello che già esiste sul territorio, dalle tante associazioni, dalle tante persone che in qualche modo questa cultura la fanno, che conoscono, no? Che possono in qualche modo trasferirla. E il polo culturale, il nostro polo culturale naturale, è già a Villa Edvige Garagnelli. Quando domani sarà attraversata all'interno del parco giardino campagna dalle piste ciclabili e pedonali, potrà rendere più fruibile in qualche modo l'accesso alle persone che abitano sul nostro territorio. Ed è in una posizione splendida. Il quinto punto che ci poniamo invece è quello della partecipazione. Noi crediamo che le scelte del territorio debbano sempre più passare attraverso i cittadini. Allora è arrivato il momento di cercare di fare in modo che tutti si sentano più coinvolti. Bene le assemblee di frazione, bene le consulte che abbiamo fatto funzionare in questi anni, ma forse è il caso di incominciare a valorizzare anche le esperienze sul territorio, a far nascere dei consigli di frazione, così come c'erano un tempo, cercare di coinvolgere quei cittadini per fare in modo che quelli che abitano vicino siano responsabilizzati, che sappiano che cosa sta accadendo, che portino la loro voce, le loro esperienze e soprattutto ci vogliono persone. Permettetemi di dirlo, che nel prossimo futuro guidino questa amministrazione con delle competenze, assessori che hanno delle conoscenze. Non si può più pensare che uno fa l'assessore solamente perché l'ha mandato il partito. Ci vogliono assessori che hanno delle conoscenze. Bene, io ho terminato. Prima di terminare,
nostra sede della coalizione, la nostra sede elettorale è presso Palazzo Stella ed è una sede bellissima che ha anche un significato importante, perché noi le elezioni le vogliamo vincere. Darci una mano con il vostro contributo, con le vostre idee. Facciamo vincere questo, facciamo vincere le idee, i fatti, e facciamolo insieme. Grazie.